Sì, ecco, uno dei punti che più mi ha convinto, diciamo, in questa avventura politica con il 5 Stelle è proprio la visione di mobilità che il 5 Stelle ha portato avanti, sempre e soprattutto con Enrico. Adesso venire qui a dire che si sta affossando la società quando, come è risaputo, l'abbiamo trovata piena di debiti, quando c'è stata Parentopoli dentro ATAC. Quando le diverse amministrazioni ci hanno messo dentro la qualunque, affossandola coi debiti, e sento dei ragionamenti non solo sbagliati, ma anacronistici. Anacronistici. Vi invito a prendere il calendario e a realizzare il fatto che stiamo nel 2018. Vi invito ad andare a Londra. Vi invito ad andare a Parigi, vi invito ad andare a Berlino, dove le macchine al centro storico non solo non le fanno entrare, ma non esistono più. Non esistono più. La gente povera che non si può. Consigliere Bordoni, Vi invito ad andare in zona 1 e in zona 2 a Londra. E come ci si arriva, soprattutto alla zona 1 e alla zona 2 di Londra? Con i mezzi pubblici, dove i mezzi pubblici passano perché ci sono preferenziali, perché non ci sono macchine private, perché tutti girano in bicicletta. Questo è il futuro, anche perché da un punto di vista prettamente logico, non ci sta spazio per le macchine di tutti quanti. Niente, vabbè, niente, passo. Ricordo ai colleghi che i cellulari devono essere silenziati, non possono essere usati in aula, però c'è un intervento in corso. Consigliere, se vuole riprenda. Se c'è qualcun altro che ha bisogno di interrompermi, io non lo so, io non sono molto, già l'ho detto, non sono molto bravo in queste cose consigliari, io sono abituato ad altri tipi di aule, dove solitamente non interrompono né con cellulari né tantomeno con Vada avanti. interventi fuori luogo. Stavo dicendo, vi invito ad andare in giro per l'Europa, dove l'auto privata sta sparendo. Perché se noi ragioniamo che su 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, 10 milioni, quanto diventeremo, tutti quanti, ognuno ha un'auto privata e ognuno deve trovare parcheggio al centro, questo vuol dire, come ha detto Enrico, che inevitabilmente questa città non solo non verrà vissuta da pochi, come è stato affermato, non verrà vissuta più da nessuno. E addirittura vi faccio riflettere su questa cosa. Quanto costa l'assicurazione una macchina? Quanto vi costa di leasing? Quanto vi costa? Almeno 1.000, 2.000, 3.000 euro l'anno tra assicurazioni, cose, poi magari se qualcuno ti viene addosso ti deve fare il segno della croce. Quanto vi costa l'abbonamento della metro? Questa amministrazione sta andando speditamente verso una visione ben delineata di città e oggi la Commissione Mobilità l'ha dimostrato un'altra volta, dopo aver fatto la precedente Commissione. Nuovamente aver riaperto dopo decine di anni, dopo anni, il discorso sulla metro D e dopo aver riaperto il discorso sulla metro E oggi. Provvedimenti che sono rimasti là, sulla carta, per anni, perché forse non conviene, perché forse non gli va nessuno, perché forse evidentemente vogliamo veramente andare a vedere il Colosseo con la macchina, tutti in macchina e uno per macchina, così riusciamo a finanziare bene, meglio l'ENI, questa è una citazione. Comunque, io invito anche chi non è. Anche i colleghi che non sono convinti a questo provvedimento, invito a votare sì per il semplice fatto che anche se siamo abituati a parcheggiare, qualcuno all'interno di questo Consiglio magari si ricorda ancora quando si parcheggiava a Piazza del Popolo con la macchina. Beh, la città si sta evolvendo e noi abbiamo una visione ben definita di città. Può essere accoglibile, può essere ritenuta pazza, può essere ritenuta quello che volete. Ma sicuramente ben determinata e questo provvedimento è coerente e assolutamente votabile.
se si ha in mente, se si è visto il futuro, e non ci vuole troppo per vedere il futuro, basta per fare un'ora e mezzo d'aeroplano, un'ora e mezzo, anzi anche di meno se si va a Milano, dove tra parentesi è stato introdotto un altro provvedimento che questa amministrazione vuole portare avanti, che non è stato detto, che è la congestion charge, e che esiste in tutti i paesi civilizzati, in tutte le metropoli civilizzate. Quindi non chiedo tanto il sì sulla fiducia, perché tanto immagino che la fiducia non ci sta. Io vi chiedo di votare sì per non continuare con scelte anacronistiche che hanno portato Roma e la mobilità di Roma a quello che è oggi. Nel 2018 ancora tutti con l'auto, e siamo tutti costretti a girare con questa maledetta auto, invece di poter girare in modo più sostenibile per tutti quanti. Grazie.